Presidente, è una giornata particolarmente importante quest'oggi, perché parlare dei diritti dei ragazzi in questa fase così delicata è fondamentale per guardare al futuro. Sì, è proprio così. Infatti, proprio nelle fasi più delicate di crisi, di conflitti in atto, si rischia che possano e che debbano essere proprio i più deboli a pagare le conseguenze. Quindi questa giornata istituita con una convenzione del 59 dell'ONU ci dà la possibilità proprio di riflettere su queste, su questi argomenti, su queste istanze, e gli argomenti, lo ricordo, richiamano anche le, purtroppo, tutte quelle fasi di abbandono, di privazioni che i bambini, i fanciulli, gli adolescenti patiscono in tutto il mondo. Io sono comunque nello stesso tempo fiducioso, perché proprio qui a Brindisi, in queste giornate e con la collaborazione delle istituzioni, di enti che sono qui presenti, come i Lions stamattina, avremo il sindaco, e quindi sono nello stesso tempo fiducioso, perché sento la vicinanza delle istituzioni, delle associazioni, e quando le istituzioni si parlano, quando c'è una buona cooperazione, una buona collaborazione, si possono dare risposte positive. Quindi quando c'è attenzione, quando c'è responsabilità, ecco, si può andare a costruire qualcosa di significativo proprio per il futuro, per i giovani, per i nostri fanciulli. Ok.